Mancuso Brizzitano, la coordinatrice dell'ambulatorio di emergency a Pulistena. Noi siamo in Calabria dal 2011, prima con una clinica mobile nelle due stagioni invernali di raccolta agrumicola, 2012-2013, e poi con questo poliambulatorio che è stato aperto in collaborazione con Libera, con la cooperativa Valle del Marro, con la Fondazione per il Sud, e ci è stato concesso questo piano e abbiamo poi aperto un poliambulatorio in cui vi sono due ambulatori di medicina generale e a breve un ambulatorio di ginecologia. Abbiamo anche un ambulatorio infermieristico e forniamo all'interno cure di medicina di base e orientamento sociosanitario. Il nostro staff è composto da mediatori culturali, da medici, infermieri e da un autista logista che ci aiuta per quanto riguarda il trasporto dei pazienti. Purtroppo nella piana i mezzi di trasporto pubblici sono carenti, quindi per poter agevolare l'accesso dei pazienti in ambulatorio è stato predisposto un servizio navetta che 3 volte al giorno percorre proprio la piana per cercare di consentire alle persone che hanno bisogno di accedere al nostro ambulatorio, che hanno bisogno di cure mediche, di poter venire attraverso questo servizio. E, fino ad ora, diciamo, nei 2 anni e mezzo di attività, abbiamo visitato più di 2.500 persone, abbiamo registrato oltre 11.500 accessi. Di questi, gran parte sono cittadini extracomunitari che giungono nella piana nel periodo della raccolta agrumicola, quindi dall'autunno fino a febbraio-marzo, e vivono nella maggior parte dei casi nel campo container, nella tendopoli e in altre fabbriche prefabbricati, fabbricati o capannoni industriali abbandonati in condizioni igienico-sanitarie carenti. E per questo le problematiche, le patologie che riscontriamo di più sono quelle a carico dell'apparato respiratorio, muscolo-scheletrico o problemi gastrointestinali. E la maggior parte dei nostri pazienti extracomunitari è titolare di permesso di soggiorno, anche se ci sono appunto molti pazienti che non hanno un permesso di soggiorno e che hanno difficoltà ad accedere alle cure mediche, in quanto non hanno diritto all'iscrizione al sistema sanitario tramite la tessera sanitaria. E cerchiamo di agevolare con il nostro operato il percorso sanitario dei pazienti, che molto spesso è reso difficile sia da problemi logistici, proprio per le difficoltà a spostarsi all'interno del territorio, sia da difficoltà linguistiche, perché molto spesso i nostri pazienti non parlano italiano e quindi è necessario proprio fungere da intermediario con anche gli uffici amministrativi o con le strutture sanitarie, proprio perché il paziente possa spiegare qual è la problematica e come, appunto, qual è la soluzione o come si può aiutare. E poi i mediatori culturali sono presenti appunto all'interno dell'ambulatorio, proprio perché aiutano il paziente anche appunto nel percorso amministrativo, quindi tutto ciò che serve per ottenere la tessera sanitaria, un medico di base o appunto o altri documenti che servono per curarsi e poter accedere al Servizio Sanitario Nazionale. E poi una parte quindi dei nostri pazienti vive in queste condizioni, quindi molto spesso senza energia elettrica, senza acqua potabile, senza servizi igienici, e tutto questo appunto produce quello che abbiamo detto, quindi come patologie. E poi c'è una parte invece dei cittadini comunitari, che supera il 30%, che invece vive stabilmente nel territorio, ma molto spesso, non avendo un contratto di lavoro, non è regolarmente presente e anche per loro l'accesso ai servizi sanitari è complesso. E quindi il nostro servizio qui è anche per quei cittadini comunitari che vivono stabilmente nel territorio, soprattutto rumeni e bulgari. Di questi una grande percentuale è costituita da donne. E proprio per le donne stiamo attivando un percorso che poi ci porterà a breve all'apertura dell'ambulatorio di ginecologia e in più a una serie di incontri di educazione sanitaria, sia appunto per ciò che riguarda le donne, le malattie sessualmente trasmesse o i metodi contraccettivi, e poi anche per quanto riguarda invece i ragazzi impegnati nella raccolta agrumicola con degli incontri che riguardano movimentazione carichi, attraverso l'aiuto di fisioterapisti.